Ciao a tutti ragazzi e ragazze, eccoci qua con un nuovo video. Oggi vi proporrò uno dei miei video preferiti, ovvero il What's in my bag. Lo so, non ne potrete più, però lo faccio lo stesso, se lo volete vedere bene, se no fate a meno. Allora, la mia borsa in questione è questa, guardate che bella, è la mia Pinko bag. Allora, è una borsa che può essere utilizzata in vari modi, ovvero può essere utilizzata con questa catena normale a braccio, cioè a braccio così, oppure tirando sempre, aspettate, tirando questa corda, questa catena diventa una borsa tracolla, oppure eliminate direttamente questa e la potete portare a mano. Così. Allora, la borsa è fatta appunto da questi inserti dorati, poi c'è questa parte qua di pelle, lo stesso qua abbiamo un piccolo portachiavi che può anche essere staccato, qua abbiamo lo stesso il logo, la parte dove c'è il logo dorata, e invece sul background è in pelle, lo stesso il sotto della borsa. Non è molto comodo perché non ha i classici piretti qua da appoggiare la borsa, quindi si sporca. E poi abbiamo questa parte qua che è tipo lana, è tutta intrecciata praticamente. Questa qua è la borsa. Bene, passiamo al dentro e troviamo tre scomparti. Uno, due e tre, questo qua. E abbiamo una tasca qua con la cerniera e due taschine qua laterali, non so se vedete. Ok. Allora, andiamo a vedere cosa c'è dentro la borsa. Allora, partiamo così a caso e abbiamo una spazzola piccolissima, c'è anche qualche appendolo, così che l'avevo presa, l'acquistai qualche anno fa da Primark quando andai a Londra. Poi nell'altra taschina che abbiamo visto ho le cuffie dell'iPhone che ho preso ora pochi giorni fa, l'iPhone 6. Poi ho le chiavi di casa intrecciate con questa piccola tartarughina, non so se si vede, ok. Poi ho una penna, un ombrello vicino, l'ho preso da H&M se non sbaglio qualche mese fa. Poi un portascarpe di Silvia Nietzsche con questo portachiavi. Praticamente si apre il dietro del dorsetto e ne esce questa bustina dove potete appunto mettere le vostre scarpe, magari quando andate a ballare, uscite da ballare, oppure se avete un paio di ballerine dietro, le mettete qua dentro. Ok, il primo scompartimento qua è finito, andiamo con la metà. È un po' pesante la borsa, quindi devo prendere fiato. Abbiamo i fazzoletti, immancabili in questo periodo. Poi ho questo piccolo beauty, però non mi piace, premetto che non mi piace mai portare dietro tanta roba perché tanto alla fine non uso mai niente, a parte un po' di rossetto. E qua dentro abbiamo le forcine, io le chiamo forcine, perletti, uguale, una matita, questa qua dalla Kiko, un gajal, che non è che uso tanto, poi ho un burro cacao, per me indispensabile questo veramente, che infatti faccio notare, finito. Poi altra cosa, i capelli, no, non ecco i capelli dentro qua, però ho una pinzetta, ho un, faccio vedere, cos'è, un correttore, non mi veniva in mente la parola, il full coverage, io uso il 03 della Kiko, è fenomenale, ma fenomenale, bellissimo. Poi ho il rossetto che ho indossato oggi, questo qua di MAC che è il Please Me. Poi questo qua è un profumino di Chloé che comprai
Di solito negli aeroporti fanno i vari set di profumi e questo qua c'è tutta la collezione di Chloé. Buonissimo, veramente buono, buono, buono. Profumo floreale, mi metto un po'. Non fa mai male il profumo. Poi ho un altro profumo, un campioncino stavolta di Versace Crystal Noir. E poi ho un rossetto Chanel, il numero 99 della collezione Rouge Allure. Questo rosso intenso, bellissimo. Uno spettacolo, poi dura un'eternità e ci farò. Molto probabilmente un video, lo metterò sicuramente in un video o in una recensione. Poi qua ci farò la recensione. Qua è finito, è chiuso, sporco come al solito di matita. Andiamo avanti. Ho sempre nel mezzo il mio portafoglio di Michael Kors, che è tutto graffiato qua, vabbè. E appunto qua è il logo dorato, qua lo stesso, la cerniera così, e qua c'è tutto il logo. Makeup, makeup, vabbè. Lasciamo stare come spiego le cose, diviso così. E ho carta ricaricabile, soldi, documenti, varie carte fedeltà, spiccioli, soldi. Ho già detto soldi, vabbè. Quello che c'è, come il normale portafoglio, ovviamente. Poi, lo so che vi sto annoiando, ma sto cercando di fare il più fretta possibile. Poi ho i miei occhiali di Gucci, bellissimi, ovviamente fino a poco tempo fa, tipo qualche giorno fa. Oggi ha iniziato a piovere, quindi mi servivano in borsa. No, fino a qualche giorno fa mi servivano, ora ha iniziato a piovere, quindi li posso anche levare. Sono questi qua, bellissimi, mi piacciono morire. Poi. Che cavolo. Poi, secondo scompartimento finito, passiamo all'ultimo, questo qua. E ho il mio iPad immancabile, ovviamente, l'iPad mini Retina, vabbè, quel che è, basta che funziona. Poi, ho un block notes, un quadernino piccolo. Però qua devo levare la roba perché non mi ci sta più niente. Aspettate. Poi continuiamo e ho più che poche robe. C'ho le mentine alla lavanda che sono buonissime, ma veramente veramente buone. Anche un profumo non da meno. E poi infine, no, nemmeno infine, ho questo gloss, non so perché è qua invece di stare con gli altri suoi compagni, di Sephora, che è il numero 20 Perfect Nude. Ho una pila, non voglio accecarvi, ok, c'è una pila, non so perché. Ho un elastico, basta. Poi nell'ultima tasca ovviamente ho il telefono e faccio anche vedere il telefono già che ci sono. Nuovo, speriamo che questa volta non si rompa lo schermo subito come mi è successo in precedenza. E niente, per basta, ora ci do una controllata. Basta, è vuota finalmente. E ovviamente io dentro la borsa tengo sempre, sempre, sempre le salviette, la bottiglietta d'acqua. Per oggi mi sono finita, sono tornata ora a casa, sto facendo il video in diretta. E niente ragazze, alla prossima, al prossimo video. Ciao!